Brianzoli, è settembre, finalmente si torna a lavorare, fanai man, e a fatturare. Il problema è che quando si fattura, poi si devono pagare le tasse. Osti, le tasse. Il pagamento delle tasse, io credo che per il Brianzolo è proprio, è il primo fattore di ulcera, di malattia. Se non ci fossero le tasse, il Brianzolo avrebbe uno sguardo stanco dal lavoro, ma sereno, felice, la pace dentro, un Buddha. Se Dio chiedesse al Brianzolo che cosa desideri dalla vita, un equilibrio, un silenzio interiore, una perenne armonia. No, mi levi le tasse e sono bello felice. Tutto quello che guadagno è mio. Osti, che bello, né? E invece, chi sarà quel pirla che ha inventato le imposte e le tasse? Mi tolgono i miei soldi che ho lavorato io onestamente, mi sono fatto un culo. Per andare dove? Per andare a Roma? Per andare nelle strade, coi ponti che cadono giù? Per andare negli ospedali, che ogni volta che devo fare un esame o specialista devo andare dal privato a pagare, eh? Oppure quei soldi lì vanno ai politici, agli immigrati, a chi è disoccupato, a chi non ha voglia di fare un... Allora, quella roba lì che lo Stato viene a prendere i soldi per metterli dove? La ridistribuzione del reddito. Più lavori, più fatturi, più guadagni e più devo pagare. Questa sarebbe la ridistribuzione, un altro genio questo qua della ridistribuzione, questo lo piglio, viene tiro dentro una... Poi il Brianzolo gli viene l'ulcera, gli vengono le malattie. Per cosa? Per questo. È peggio della morte. La morte arriva una volta sola. È finita. Le tasse arrivano tutti gli anni e arrivano quando sei vivo, osti, quello è il problema. Le tasse arrivano ogni anno, più volte all'anno, e più ne hai e più te ne chiedono. E te le chiedono anche se non ce le hai. Osti. E quindi per il Brianzolo il paradiso non è un luogo dove non si fa nulla, è un luogo dove si lavora e dove il fatturato non è mai tassato. Volasse in cielo felice.